il grande viaggio insieme Conad ha fatto tappa a Frosinone. Un viaggio fatto di incontri, conoscenze e racconti che si snoda in tutta Italia. Filo conduttore di questa quarta edizione del tour sono la comunità ed i luoghi dello stare insieme. Frosinone è proprio, direi dall'analisi sociologica, per antonomasia è la provincia con la P maiuscola. È una provincia che sta vivendo il momento, come tutte le province italiane, di grande tensione, di grande crisi, però con un ceto medio che abbiamo visto che comunque reagisce, con una città dove, se vogliamo, i vincoli della famiglia, della vecchia società ci sono e sono indicatori importanti perché indicano uno stato di salute buono della provincia, ecco. Per noi è importante esserci ed essere qui per ascoltare le persone, per portare una testimonianza anche sia culturale, come diceva, sportiva, attraverso l'attività con WISP, perché il nostro proposito è quello di essere protagonisti nella vita delle comunità in cui noi, come qui, abbiamo negozi, una rete importante, molti clienti, e il nostro modello ci impone di andare a soddisfare i clienti non solo dentro al negozio, ma anche in quelle che sono, diciamo, le attività e gli impegni dei nostri clienti come cittadini. Quindi per noi stare vicino ai nostri clienti anche nella loro dimensione di cittadino è importante. Non si può essere parte di una comunità se non la si conosce a fondo e Conad, attraverso il grande viaggio insieme, si è messa all'ascolto della città con l'aiuto del sociologo Aldo Bonomi, che ha condotto su Frosinone uno studio intervistando gli stakeholder del mondo delle istituzioni, dell'associazionismo locale e delle cooperative Conad. Non c'è dubbio che una città che, se uno la guarda, ha un problema di tenere assieme una pluralità di poli territoriali. C'è Cassino, c'è Sora, ci sono tutta una serie di cose, per cui diciamo che Frosinone è più molto spesso un punto amministrativo più che un punto di coagulo. E quindi come si fa a fare tessuto territoriale? E quindi si sta ragionando su come fare tessuto anche partendo dai grandi cambiamenti economici. Ne segnalo solo uno: l'aggregazione tra la Camera di Commercio di Frosinone e la Camera di Commercio di Latina, che fa, mi pare di capire, di ricordare la terza o la quarta Camera di Commercio per dimensione italiana. Beh, significa che si incomincia a ragionare su come ci si muove in una dimensione di area vasta, senza essere mangiati dalle due polarità. Alla tavola rotonda hanno partecipato il sociologo e direttore Aster Bonomi, il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, il vescovo della diocesi Sua Eccellenza Monsignor Ambrogio Spreafico, Giovanni Betta, rettore dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ed il direttore marketing Conad Giuseppe Zuliano. All'incontro erano presenti vari esponenti del territorio e gli studenti del liceo scientifico Francesco Severi. Con la dottoressa Rosa Rossini abbiamo commentato in maniera molto vivace i vari dati emersi riguardo la situazione di Frosinone e noi giovani ci sentiamo di dire che noi ci siamo presenti attraverso le tantissime attività di beneficenza, le attività culturali, conservatorio, Accademia delle Belle Arti, attività di sport, cultura in generale. La serata si è conclusa alle 21 con il concerto del maestro Beppe Vissicchio e i solisti del Sesto Armonico.